Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video, sezione tappeti erbosi. Vi volevo far vedere la poannua che si è sviluppata sul mio prato. Già da questo inverno l'avevo adocchiata, si è un po' ingrandita e oggi vado ad eliminarla. Già vi avevo fatto vedere le varie operazioni su come rimuovere parti infestate da poannua, dall'utilizzo di diserbante totale a ripristinare la zolla. Oggi ve lo voglio riproporre, utilizzo la mia vanghetta e andrò a sostituire questo pezzo con del prato che ho nel mio campo prova, che già vi avevo fatto vedere tempo fa, che appunto utilizzo per ripristinare queste zone. Purtroppo la lotta con la poannua è una lotta persa, come ben sapete non ci sono in Italia diserbanti efficaci e quindi si fa un po' al santa arrangia, come si dice, quindi ci arrangiamo da soli con i vari metodi. Io ve lo voglio ripetere proprio per aiutarvi, e comunque ripetere le cose aiuta sempre. Giusto un po' di radici, quindi andiamo a rimuovere la zolla intera. Questa la andrò a buttare completamente, magari ok, vedete? Questa è la zolla del mio tappeto erboso. Andiamo a rimuovere tutta la poannua che c'è. Sistemiamo bene. Un 60x70 che vado a prendere dal mio campo prova, quindi siamo a 60x70. Ok, questo sicuramente non viene intero perché era stato tolto a pezzi.
eccolo qua. Adesso lo andiamo a posizionare. Questo ha la zolla parecchio grande, la andiamo tutta a ripulire perché è troppo. La dobbiamo assottigliare bene in modo poi da fare un lavoro certosino. Tanto poi andremo anche a rasarlo perché comunque è molto alto. Quindi quello che andiamo a fare adesso è pulire bene il bordo anche con le mani, così. Vediamo un po'. Vedete che è molto più alto il prato, ma non è un problema. L'importante è che la zolla sia a livello del terreno. Ok, adesso qua nei bordi sistemiamo meglio. Qua c'è un piccolo dislivello. Adesso idratiamo bene la zolla, fin quanto non radica, ogni giorno non la facciamo mai seccare, soprattutto nei bordi. Così si assesta bene. Allora, questo è un piccolo trucchetto, diciamo, già ve l'avevo fatto vedere, per riparare zone anche danneggiate, anche dalle malattie, non solo, da tante cose. E quello che vi dico sempre, se non avete delle zone come la mia per ripristinare magari dei danni, possiamo togliere il prato dal bordo delle aiuole, oppure farci anche qualche vasetto con la stessa varietà e specie di tappeto erboso e usarla magari in casi di danneggiamento se vogliamo ripararlo in modo rapido. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, se volete iscrivetevi al mio canale YouTube e se volete anche pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia. Ciao e vi aspetto con un prossimo video.